Fabio Morra, campo comunale di Scafati, campionato di eccellenza girone B, 27esima giornata. Andiamo a seguire la sfida tra la Scafatese padrona di casa e il Calpazio. E leggiamo subito gli schieramenti delle formazioni in campo per la Scafatese, oggi in maglia bianca, sempre con colori giallo-blu a tingere la divisa ufficiale dei ragazzi di Citarelli, con numero 1 Nasta, 2 Spera, 3 Incitti, 4 De Gregorio, 5 Velotti, 6 Esposito, 7 Maggino, 8 Spasiano, 9 Agata, 10 Teta, 11 Guadagnolo. A disposizione del tecnico Citarelli appunto il numero 12 Esposito, 13 Amore, 14 Marino, 15 Maiorano, 16 Lupacchio, 17 Romano, 18 Di Nuzzo. Risponde il Calpazio in tenuta granata con numero 1 Bufano, 2 Discepolo, 3 Vicedomini, 4 Montera, 5 Vertullo, 6 Pecora, 7 Forlano, 8 Giuliano, 9 D'Angelo Roberto, 10 Cavallo, 11 Guerriero. A disposizione del tecnico Balzano col 12 Calamusa, 13 Delfino, 14 Miglino, 15 Marino, 16 D'Angelo Mauro, 17 Polverino, 18 Fraiese. A dirigere il match il signor De Vito di Napoli, coadiuvato dai guardialinee Montagnani di Salerno e Fumo, sempre di Salerno. Il tocco al centro, l'aggancio con il petto e poi ancora il colpo di testa con la sfera che non esce dall'area di rigore. Qualche difficoltà per il Calpazio che adesso libera in anticipo Esposito, poi la palla è buona per Maggino, attenzione, area di rigore, può calciare di là col sinistro, la parata, non riesce a scavalcare Teta. Agata ha spazio sulla sinistra con l'esterno a servire Guadagnolo, area di rigore, attenzione, prova a puntare l'avversario, se lo trascina troppo, poi la palla arriva all'indietro e la sinistra è gol, e c'è il gol della Scafatese, arriva il gol della Scafatese che sblocca il punteggio con questa conclusione di De Gregorio. C'è stata anche una deviazione che ha spiazzato l'estremo difensore Bufano. L'azione è partita da Guadagnolo, sembrava aver perso l'attimo per mettere la sfera al centro, invece poi ha trovato un ottimo assist dalle retrovie, è sbucato il piede mancino di De Gregorio che lo ha piazzato in fondo al sacco, e quando il cronometro dice che siamo arrivati al minuto numero 17 del primo tempo, la Scafatese è in vantaggio. Mato da Teta, la palla non è uscita, splendido l'intervento di Teta. Agata, il tocco per Spasiano, la posizione è regolare, Guadagnolo, attenzione, c'è l'uscita però dell'estremo difensore con il tocco di Maggino, il salvataggio, la palla sulla traversa. Ancora l'anticipo di Maggino, attenzione, Guadagnolo è solo, può calciare in porta di là Guadagnolo e non trova la rete per la grande parata di Bufano. Che occasione per la Scafatese con Guadagnolo che ha tirato a colpo sicuro. Si allontana Teta, Agata prova il destro, attenzione, ancora la chance per la Scafatese, c'è il tocco del portiere, si chiude la prima frazione con la Scafatese in vantaggio per 1-0 grazie al gol di De Gregorio. Noi ci fermiamo qui e ci sentiamo per la ripresa. A volte le amnesie dei ragazzi di Citarelli possono fare la differenza in chiave negativa, però quando poi si è chiamati alla prova del 9, così come è successo in questo campionato sul campo della Sarnesia, sul campo dell'Angri, non ha mai fallito l'appuntamento con l'impresa alla Scafatese. E la settimana scorsa in una gara che ha scatenato anche tantissime polemiche per il fatto che la prefettura non ha consentito ai tifosi della Scafatese di recarsi sul campo dell'Angri, una gara molto sentita dalle due tifoserie. Alla fine comunque il team di Citarelli ha risposto sul campo con una prova magistrale, con la doppietta di Capitan Teta, e portando a casa 3 punti che vogliono dire ancora sperare per i playoff in questo campionato che è arrivato alla 27esima giornata e che vede una classifica spaccata nelle prime 5 posizioni con le squadre che non perdono quasi mai un colpo. C'è la Virtus i Cugini in testa a 64 punti, la Sarnese 62, Angri 54 con la Libertas Stabia, la Scafatese a 50 punti. Il lancio in avanti, spazza via Incitti, poi ancora il numero 7 con questa conclusione dalla distanza. Attenzione,
a questo tentativo di rovesciata, poi il rimpallo e attenzione, c'è il gol del Calpazio, il gol del Calpazio con questo rimpallo incredibile, e il gol del numero 10 Cavallo, che si è trovata la sfera praticamente sulla linea di porta. La finta di Guadagnolo, anzi di Agata, con Guadagnolo, il pallone di ritorno, andiamo, l'uscita ancora con la palla che resta lì in aria, altra chance per Guadagnolo. Teta, la palla ancora per Maggino, può calciare con l'esterno destro, però il cross, la palla resta lì, spera di testa ancora Agata, lo rimette al centro, attenzione, secondo palo, colpo di testa, mamma mia, l'errore di Esposito, attenzione alla ripartenza del Calpazzi, la palla larga a destra dove c'è il numero 9 Roberto D'Angelo. Attenzione, incredibile il gol di Cavallo. Agata, il destro a distanza, Incitti, Belotti, Rosso, ancora Agata, all'indietro per Teta, bisogna inventarsi qualcosa, la palla dentro, Guadagnolo, attenzione, ancora Guadagnolo, area di rigore, andiamo, è rigore questo, è rigore, è calcio di rigore, è calcio di rigore questo, la rincorsa del capitano, il gol, andiamo, 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 andiamo ragazzi, c'è ancora tempo, c'è ancora tempo, il pareggio della Scafatese, si perde ancora tempo, Incitti, attenzione, attenzione lì in aria, attenzione, mamma mia, si è divorato il gol il Calpazio della vittoria con Cavallo. Teta, ultima chance, la palla in avanti, Guadagnolo, andiamo, 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 Guadagnolo, butta l'avversario, la palla per Spera, buttala in mezzo, secondo palo, il colpo di testa, è gol, è gol, è gol di Lupatto, e andiamo, e andiamo, e andiamo, e andiamo, il gol di Lupatto, il gol di Lupatto, allo scadere, e va bene così, e va bene così, esplode il comunale con il gol di Fabio Lupatto, allo scadere, all'ultimo secondo, il colpo di testa della vittoria, andiamo Scafatese, il gol di Fabio Lupatto, un gol incredibile, proprio all'ultimo assalto, in inferiorità numerica, la disperazione dei ragazzi del Calpazzo, la gioia del pubblico qui al comunale, mamma mia che gol, mamma mia che rimonta, mamma mia che vittoria, è finita anche la partita, praticamente al 94esimo la rete di Lupatto che ha fatto esplodere il comunale per la vittoria della Scafatese, una vittoria incredibile, una vittoria fantastica, una vittoria col cuore, una vittoria con l'anima per i ragazzi di Cittadelli, una partita incredibile, una vittoria davvero meritatissima per quello che si è visto poi alla fine, che sofferenza qui al comunale, ma è arrivata ancora una volta una vittoria da 3 punti, una vittoria che tiene accese le speranze della Scafatese per arrivare ai playoff con i tifosi del Canarino che adesso vanno a festeggiare insieme ai gialloblu. Fabio Lupatto, avete deciso di fare venire qualche infarto in tribuna a qualche tifoso della Scafatese oggi? L'importante era vincere, nonostante abbiamo sofferto, però la cosa principale era la vittoria per inseguire i playoff che ci teniamo tanto. Una partita stranissima dopo un primo tempo sottotono dal punto di vista del gioco, però comunque le occasioni per chiudere il match le avete avute, poi 2 gol incredibili nella ripresa, l'espulsione di Velotti, sembrava davvero pregiudicato il sogno di arrivare ai playoff dopo un campionato stratosferico. Sì, era un peccato, però l'importante, come ho detto prima, la vittoria, e quelle sono le classiche partite storte, diciamo, che devi chiuderla, poi per un errore, ingenuità, rischi di perderla. Il tuo gol alla fine, un minuto prima, la vostra bestialina di oggi vi stava punendo con il gol della vittoria, poi capovolgimento di fronte, il tuo colpo di testa è esplosa tutta a Scafati.
Sì, sono contento per la vittoria, e anche visto che comunque sono da 2 mesi fuori, lontano dai campi, rientrare dopo tanti sacrifici e fare gol e dare la vittoria alla mia squadra, alla società, ai tifosi, è una bella gioia. Ecco, i tifosi ti hanno voluto proprio sotto la tribuna per tributarti un lunghissimo applauso, ti ho visto commosso, c'è stata davvero una grandissima emozione. Sì, perché si vedeva comunque anche i tifosi soffrivano, perché era un peccato gettare tutto, cioè, per una partita così, cioè, non ne valeva la pena, cioè, non era giusto. Adesso rush finale con forse la partita decisiva, che sarà proprio quella del derby. Sì, sicuramente, noi cerchiamo di vincerla, perché il nostro obiettivo sono sempre playoff, da adesso alla fine cerchiamo di vincerle tutte. Sasà Bonomo, responsabile area tecnica della Scafatese. Sasà, io devo partire, tengo il foglio in mano perché non riesco a ricordarli tutti: Lucarelli, Amita, Pepe, Avagliano, Fantasia, Starita, Paragallo. Questi erano i 7, credo, assenti di oggi. Nonostante ciò, dalla gestione Citarelli possiamo dire che questa squadra ha dimostrato di avere non solo un cuore, ma avere un gruppo e soprattutto degli uomini straordinari, e ancora di più tutti i giocatori che possono considerarsi titolari. Sì, se ricordi bene, diciamo 2 mesi fa ci siamo visti, quindi abbiamo spesso ricordato il fatto che noi stessimo perennemente in difficoltà dal punto di vista proprio tra squalifiche e infortuni. Ciò è avvenuto anche oggi, però devo dire che la squadra ha tenuto testa per tutti i 90 minuti, anche a cospetto di una qualità di gioco oggi, devo dire la verità, non eccezionale, però ha fatto, diciamo, il suo compito dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista proprio delle motivazioni, inseguendo quell'obiettivo che 8 partite fa consideravamo 8 finali, adesso sono rimaste 3 e sono 3 finali per raggiungere questi playoff. Ecco, una squadra, come hai detto tu, che nonostante avesse giocato sottotono, oggi si vedeva, perché siamo abituati a vedere ovviamente un altro tipo di gioco, però bisogna anche, come abbiamo detto prima, anche se spesso non si cercano gli alibi, però 7 assenze sono tante, ha sfiorato il gol del raddoppio nel primo tempo, non lo ha trovato, il gol del pareggio è stato abbastanza rocambolesco, poi addirittura stava arrivando la beffa con l'espulsione di Velotti. Il cuore di questa squadra fino in fondo, che ha lottato, ha creduto di poter riuscire a arrivare al punteggio pieno, a volte, come dire, la fortuna aiuta anche quando c'è una squadra che ha grandissima volontà. Guarda, dopo Angri, obiettivamente, avere lo stesso approccio, avere la stessa concentrazione non era facilissimo, sai, perché la partita di Angri, vincendola, tipo mentalmente ti può allontanare dalla realtà, che oggi la realtà era Calpazio, si chiamava Calpazio. Oggi ci sono 2 punti importanti da sottolineare, come hai detto tu, la grande forza caratteriale e mentale della squadra, perché altrimenti non si vince una partita in questo modo, e sinceramente il fatto di aver ritrovato un attaccante che in categoria credo sia un lusso, quindi non averlo è stato un peccato in queste 7-8 partite. Il fatto, infatti, Lupacchio, che ha trovato il gol poi in extremis, ha sottolineato proprio i nostri microfoni la sua assenza dai campi da 2 mesi, la grande gioia di aver ritrovato il gol, e questo in prospettiva con tutti gli scongiuri del caso playoff, forse questa Scafatese, che magari recupera anche gran parte degli infortunati, può essere davvero la rivelazione finale, perché davvero rispetto magari alle altre ci si arriva con un altro tipo di mentalità. Io credo ci si arrivi, se ciò dovesse avvenire, si arrivi comunque con la consapevolezza di essere, visto anche quello che hanno detto gli scontri diretti, perché fino adesso gli scontri diretti hanno detto che la Scafatese probabilmente, se fosse partita con questo organico, con questo allenatore da inizio campionato, probabilmente oggi occupava una postazione differente in classifica. Lupacchio è un valore aggiunto, quindi avercelo sballa completamente gli equilibri di una squadra. Presidente Cesarano, raccontare questa partita davvero è difficile, perché mille emozioni davvero. Dopo la grande vittoria sul campo dell'Angri è arrivato a una vittoria al 94esimo minuto, quando nessuno ci sperava più. La partita a cardiopalma, no? Anche la voce in questo momento pare che non mi voleva aiutare più. Però è stata una gara comunque giocata bene dai ragazzi il primo tempo. Il secondo tempo sono entrati in campo, mi pare, come se loro fossero ancora negli spogliatoi. Abbiamo subito un pari abbastanza carambolico, poi dopo è venuto fuori quel gol e ragazzi, è il calcio. L'espulsione ancora, quindi in fretta numerica, davvero sembrava difficile addirittura arrivare al pareggio, poi alla vittoria che vi tiene comunque ancora incollati alla speranza playoff.
Io non parlo di speranza playoff, io parlo che noi dobbiamo fare quanti più punti possibili fino alla fine del campionato. Dobbiamo cercare, adesso rimangono 3 gare, dobbiamo cercare se riusciamo a farne 9 punti e poi dopo alla fine tiriamo i conti. Il primo anno di eccellenza, te l'ho detto sempre Fabio, io penso che più di quello che potevamo fare e quello che stiamo facendo, anche perché avevamo un'organizzazione che ancora non era pronta per fare l'eccellenza, attenzione, quindi anche a livello societario siamo dovuti crescere, non di poco. Siamo lì, ci giochiamo le nostre gare, cerchiamo di vincerle tutte quante nei 90 minuti o 95 come oggi nei minuti di recupero. Anche quello fa parte del calcio, come faceva parte del calcio casomai oggi non riuscivamo a raddrizzare sta gara. Enzo, facciamo un passo indietro alla gara con l'Angri, no? Quindi anche la soddisfazione per i tifosi della Scafatese, a cui è stato impedito di andare a vedere la partita sentitissima con l'Angri, dove è arrivata una straordinaria vittoria. Oggi il pubblico ha risposto presente. La cosa bella da sottolineare è che i tifosi hanno sostenuto la squadra anche in svantaggio, anche in momento della massima difficoltà, e hanno meritato questa grandissima gioia. Ascoltami, io dico una cosa, io quando sono arrivato a Scafati nel 2003, quando è stato il primo anno che ho messo piede nella città di Scafati, ero in piazza e c'erano questi ragazzi che oggi esultavano fino al 93esimo, 94esimo in svantaggio, ed erano dei ragazzi che allora mi hanno accorto in piazza con degli striscioni a dire benvenuto presidente. Io da allora mi sono innamorato di loro, mi sono innamorato di questa città, mi sono innamorato di questa gente, quindi per me non avevo dubbi che i ragazzi avessero comunque fino alla fine, ti dico una cosa Fabio, anche se i ragazzi avessero sarebbe uscito al campo con una sconfitta, io non penso che loro li avessero fischiati, perché sono ragazzi bravi e loro amano il canarino, questo è il canarino Fabio, la differenza tra, io ho sempre detto, la differenza tra una squadra della città di Scafati e il canarino è questa. Il canarino, il vecchio canarino di Totò, è questo qua, la gente, ma anche io sono stato là fino al 95esimo, anche quando ero in svantaggio, magari non riuscivo a cantare perché il morale non era alle stelle, ma stavo lì, quindi il canarino non molla mai e la gente del canarino non molla mai, poi le squadre di Scafati io non le conosco. Luigi Incitti, oggi davvero una partita quasi miracolosa per come si è sviluppata, perché sembrava che voi stesse buttando all'aria un campionato stratosferico con una sconfitta che ormai era quasi maturata per l'espulsione di Velotti e per il sorpasso del Calpazzo. Sì, abbiamo avuto 10 minuti di appannamento, in un arco del campionato ci può anche essere con qualche assenza importante, però c'è stata una buona reazione, la vittoria del gruppo, anche perché ci voleva, non potevamo buttare all'aria, come ha detto, una prestazione, un'annata del genere. In quel momento vedi tutto nero, però siamo stati bravi a portare dalla nostra parte il risultato e siamo contenti per questo. Ma tu non dovevi fare il vice allenatore all'inizio del campionato, poi che cosa ti ha detto Citarelli, come ti ha convinto a rimettere le scarpette? No, io mi allenavo un po' con i ragazzi, il mister ha visto che avevo ancora voglia, stavo bene fisicamente e mi ha chiesto se volevo continuare un po' a giocare. Il presidente, la società, i compagni, il mister, ho accettato perché credo che possa dare ancora il mio contributo. Ricordiamo che non sei giovanissimo, perché mi sei 43, dico bene? 44. 44, quindi ancora un anno in più. Quindi in questo finale di campionato quanto è importante l'esperienza di Incitti, il gruppo che si è creato, adesso sarà decisivo probabilmente, pur considerando che bisogna vincere anche le altre due, anche il derby con la Scafatese per la questione della differenza punti, però quanto è importante il gruppo che si è creato in quella della Scafatese in questo arco di periodo, come vi ho detto oggi mancavano 7 giocatori importanti. Sì, io credo che il gruppo è la cosa più importante, però non dimentichiamo che abbiamo una società che ci è vicina, il mister che è molto capace a tenere il gruppo sempre con la massima concentrazione, poi è normale, è una cosa fisiologica, ogni tanto ci può essere un calo, però sarebbe stato un peccato perdere qualcosa di importante, siamo stati bravi a riparare e questo credo che fino alla fine ci servirà anche da lezione per cercare di non perdere più quei 10 minuti come oggi che ci potevano costare caro.